Non ti chiedo com'è andata perché l'abbiamo visto tutto, dai parcheggi agli ingorghi che si sono creati, alla quantità di persone all'interno delle sale, ma anche rispetto ai feedback degli operatori. Quindi non c'è dubbio che è stato un successo questa manifestazione. Le uniche critiche che sono state mosse dal pubblico, anche da qualche operatore, è che ovviamente c'era dal mercato e dai distributori soprattutto che non hanno aderito a questo progetto. Allora, perché non è proprio così, eh? Ah, cioè? Allora, sulla questione presenze, aziende presenti, mm-hmm. Allora, vorrei far notare che lo Sheraton 3, che ha ospitato la maggior parte tra le 12 edizioni del Gran Gala di Roma, la maggior parte delle edizioni, è sempre stato così. Nel senso che è sempre stato completamente utilizzato dalle aziende. L'idea, dal momento che sono rimaste fuori alcune aziende, parlo dell'audio puro, c'è. Io mi ero, quest'anno avevo intenzione, come nei fatti poi è avvenuto, e ho prenotato anche centro congressi dello Sheraton 2. Certo, perché ricordiamolo, in realtà qui ci sarebbero, per esempio, la sala che è in fondo è inagibile perché c'è stato un problema ed è venuto giù il soffitto durante questo periodo. Il Covid, sì. Esatto. Però ne abbiamo, quella è venuta giù, ma ne abbiamo guadagnata un'altra che qui si è fatto pari e patta, sì. Nel senso che proprio perché non era mai stata utilizzata. Però al di là di questo, quello che voglio dire è che a me è dispiaciuto molto che alcune aziende audio puro non hanno potuto essere presenti, perché ho ritenuto che mettere alcune 4-5 aziende da sole nell'altro spazio poteva essere anche un atteggiamento anche un po' frainteso, eccetera. Questo perché non sarebbe stato così se ci fossero state delle presenze video, diciamo, più consistenti. Quindi quello che è mancato e che, devo dire, riferisco quello che il pubblico mi ha detto, che sono rimasti dispiaciuti di non aver trovato, parallelamente alla ottima offerta dell'audio puro, anche un'ottima offerta variegata di un cinema, audio video, display, eccetera. Sì, infatti, quindi anche questo lui. Quindi in conclusione, già dalla settimana prossima, dal momento che io ho già confermato per il marzo del prossimo anno sia lo Sheraton 2 che lo Sheraton 3, wow. E l'ho già confermato, e quindi lavorerò già dalla settimana prossima per capire e per avere, diciamo, delle adesioni anche formali, anche a un anno di distanza, ma per fare un piano di lavoro più professionale e quindi stabilire, per esempio, se ci sono più sale, per dire audio puro, potremmo trasferire nel 2 tutte l'audio puro, e le differenze sono 4 sale tra il 2 e il 3, però se ci sono 4 sale in più nell'audio puro, allora si può fare il 2 audio puro e il 3 dedicarlo tutto all'audio video. Ma per fare questo è fondamentale, anche per rispettare gli impegni di tutti, l'organizzazione anche che le aziende hanno in altre situazioni, in altri eventi, eccetera, è importante cominciare subito a parlarne già dalla settimana prossima o un anno prima. Questo è e nello stesso tempo, contemporaneamente, parlerò anche degli altri due Gran Galà che saranno, che sono previsti per quest'anno. Ricordiamolo, vabbè, c'è quello di Padova che sarà l'ultima settimana di novembre. Ho già confermato l'albergo a Padova per l'ultima settimana, diciamo, di novembre, e poi voglio dire, sto lavorando perché mi interessa molto, soprattutto quest'anno, per dare un'immagine ancora più professionale sia dell'audio puro che dell'audio video dell'On Cinema a Milano,
all'NH Due Torri, proprio dedicare una torre all'audio video e una torre, quindi nella solita struttura molto elegante, un albergo che viene usato parallelamente a tutte le iniziative, a tutte le mostre straordinarie che vengono organizzate, diciamo, lì a Milano, nella struttura che c'è lì a Rho, mostre, e, però il solito, quindi il solito albergo, ma distanziare torre N, torre H, l'audio video dall'audio puro, ecco. Certo. Questo è il programma, voglio dire, di massima. Ecco. Benissimo. Senti, poi toglimi una curiosità. In parte ti ho registrato, l'hai detto, lui è con me. Sì, sì. Pensavo fosse una spia del campo GMB. Senti, qual è l'impianto che ti è piaciuto di più, che ti ha fatto più emozionare? Ma non posso rispondere. Dai. Non posso rispondere. Allora, facciamo così la domanda, facciamo così. No. C'è qualche impianto che ti ha fatto emozionare? Non posso rispondere in questi. Nel senso, perché potrei. Professionalmente devo tenere. Al di là della passione che ho e la conoscenza che ho con i progettisti, i distributori e tante. Però devo, ecco, quello che però è importante, ecco, che voglio sottolineare è questo, che tutti i distributori, gli operatori si sono impegnati col poco tempo a disposizione per cercare di rendere il loro sistema veramente al massimo delle potenzialità. Quindi ho trovato, anche rispetto ad altre occasioni, un'attenzione, un rigore in tutte le aziende che sono state presenti, e quindi a detta anche delle persone il livello sonoro era chiaramente nella naturale diversità, però di impostazione, di progetto, eccetera. Però questo è un elemento importante, perché le sale suonavano molto bene e gli impianti rendevano molto molto bene. Ma proprio per dire... No, sì, te lo chiedo, Giulio Cesare, perché tu la produci la musica, quindi sei forse la persona più titolata per esprimere il giudizio su un impianto, perché tu il disco l'hai prodotto, sì, e quindi sai come deve suonare. Certo, allora, oltre a questo... Questo chiaramente è scontato, però c'è un'altra considerazione che forse è più importante. Io in 40 anni di attività discografica non ho mai avuto, tranne solo un'esperienza con la Philips olandese, quando ho collaborato col centro di ricerca e ero testimonial del Superaudio CD, ma non ho mai avuto rapporti commerciali con le aziende. Volutamente, perché ho sempre voluto la libertà di esprimere i miei giudizi. Okay. Nel senso che io faccio le demo, le sale che ho scelto le ho scelte da un certo punto di vista anche al buio, perché le ho programmate prima di ascoltare i loro impianti, ma conoscendo bene le aziende che sono presenti, so il quantifico del loro percorso, quindi so la loro professionalità, e devo dire che poi si vede dalla mia faccia, durante le demo ero contento sia quando ascoltavo il vinile e sia quando ascoltavo il Superaudio CD. Devo dire che i giradischi che ho utilizzato nelle varie sale rendevano i miei dischi, questi dell'ultima generazione, giapponesi, americani, da paura, veramente, cioè, come diceva il mio nonno, con la pelle accapponata, cioè veramente... Devo dire che sono rimasto molto ben impressionato anche dalla lettura di Superaudio, perché questo va detto, tra la lettura del digitale e dell'analogico, se il disco è inciso bene e l'analogico funziona, c'è una tacca in più a favore dell'analogico. Ecco, devo dire che ho sentito i miei Superaudio andare come
meglio che da me. Quindi chapeau per chi, grazie, per chi aveva, ecco, quindi sono veramente, ma anche il pubblico è rimasto, sì sì, anch'io, non lo so se, se forse era anche l'effetto del chinotto neri che che ho offerto a ogni demo, che rendeva tutti più buoni e tutti sì, più sì, ascoltoni, ecco, questo non lo so, però devo dire che alla fine il risultato è speciale, perché al di là del numero delle persone, perché ieri sabato abbiamo avuto la somma del sabato più la domenica dell'ultima edizione, quella del 2019, e questo è avvenuto anche a Padova, questo, sì, e questo è significativo, sì, questo va detto con soddisfazione e con energia. L'altra considerazione è, forse grazie anche alla comunicazione che ho fatto, anche un po' alternativa, al di là, diciamo, no, del nostro settore più specifico, ho notato, ma non l'ho notato solo io, anche le aziende hanno notato facce nuove, e questo è altrettanto importante, perché voglio dire, cercare un po' di ricambio è fondamentale. E la terza cosa, comunque, siamo a Roma, spesso fanno le battute, no? Quelli del nord fanno le battute sui romani che sono un po' maleducati, un po' cialtroni, eccetera. Io non lo so, sarà che sono anche un po' severo a volte in certi atteggiamenti, perché non sopporto la maleducazione. Però devo dire, un pubblico molto educato, un pubblico attento, un pubblico rispettoso, un pubblico che ha ringraziato me, ma ha ringraziato gli operatori. Questa è una cosa bellissima. Cioè, ringraziare per il regalo, che sono state le parole dell'ultima persona che ho salutato prima, il regalo che ci ha fatto. Questo è molto bello. Quindi siamo pronti per lavorare, perché questo mondo deve andare avanti, ma deve andare avanti con metodo, con criterio, e con qualità e soprattutto con classe, perché io non voglio annoiarvi, però per me, io non sono appassionato di gioielli, però ho sempre detto che l'alta fedeltà per me sono come i gioielli, e quindi i gioielli devono essere presentati in un ambiente consono, con degli atteggiamenti, voglio dire, particolari. E gioielli, la gioielleria ti offre, voglio dire, l'anello costosissimo, ma ti offre anche il piccolo anello che i ragazzi, no, possono ricevere perché hanno preso un bermuda a scuola, ecco, per dire. Però l'ambiente è un ambiente, voglio dire, particolare, che accoglie sia il piccolo gioiello come il grande gioiello. Ecco, l'alta fedeltà io la vedo così. Grazie. Grazie a voi. Grazie Giulio Cesare, allora a presto.